Buonasera, undicesima giornata del campionato di calcio, Napoli capolista con un incontro casalingo, l'Inter gioca fuori casa, ma c'è un confronto che sicuramente ha un maggior peso, probabilmente sulla può avere un maggior peso sulla classifica, quello tra Milan e Juventus, una classica legata anche a motivi di attualità, Gigi. Beh, è chiaro, questa è la partita giusta per la Juventus per dimostrare quest'anno una vera alternativa a Napoli ed Inter, quindi un test impegnativo contro una squadra che è rilanciata dalla qualificazione in Coppa che è il Milan. Squadra rilanciata dalla qualificazione in Coppa che Sacchi ha in qualche modo ritoccato evidentemente nel segno dell'avvicendamento proprio per dare un po' maggior respiro ai protagonisti dell'incontro di mercoledì e di questa prima parte di stagione particolarmente intensa. Ma è una rosa talmente valida il Milan adesso che ha recuperato anche diversi infortunati che quindi giustamente dà il cambio a qualche giocatore affaticato. Vediamo intanto le immagini di San Siro di Milano, cominciando naturalmente come di consueto con le formazioni delle squadre. Si diceva del Milan che ha in qualche modo ritoccato la sua inquadratura, se non dal punto di vista dell'assetto tattico, naturalmente ben si conoscono le idee di Sacchi, comunque con Pazzagli in porta, Salvatori, Maldini, Fuser, Costa Curta, Baresi, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Ancelotti e Simone. Non ci sono Galli, Gullit e Carobbi, in panchina ci sono Galli, Colombo, Evani, Massaro e Borgonovo, è proprio quello che si diceva, Gigi, l'assetto tattico non cambia naturalmente. No, non cambia assolutamente, in questo caso c'è Salvatori che ricopre la fascia destra e quella di Tassotti, Fuser sostituisce Colombo, grande cursore, e c'è l'inserimento in fase offensiva di Simone al posto di Evani. Tacconi, Napoli, De Agostini, Galia, Bonetti, Tricella, Fortunato, Barros, Zavarov, Marocchi, Schillaci, formazione pressoché obbligata quella della Juventus che ritocca soltanto con il rientro di Tricella l'assetto difensivo in quanto c'è l'infortunio di Aleinikov. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, alla partita è diretta da Agnolin, siamo all'inizio del secondo tempo appunto con il risultato bianco e con il Milan che ha mandato in campo Massaro a sostituire Simone. Dicevo Gigi, primo tempo 0-0, ma che ha detto qualcosa, comunque le due squadre si sono mosse con sì, è un primo tempo abbastanza vivace, il solito Milan, aggressivo, veloce, duro e ha pressato molto la Juventus nella propria metà campo, tanto la prima conclusione qui di esterno, un buon esterno destro, però non è riuscito a trovare la via del gol, in due casi si è salvato molto bene Tacconi, in tanti altri invece c'è stata imprecisione da parte degli attaccanti. La Juventus ha risposto in particolare con Zavaro con un buon tiro da fuori area dove Pazzagli ha dovuto intervenire. 0-0 dunque il risultato quando dopo il primo tiro del secondo tempo della Juventus c'è il primo attacco, la prima replica del Milan con Donadoni che ha allungato a Van Basten e con il tentativo sulla destra dell'attacco milanista, Rijkaard. Palla spiove nell'area difesa dalla Juventus con Tacconi che può tranquillamente raccogliere la palla. Napoli per l'avvio dell'azione. Schieramenti tattici anche qui, Gigi, senza particolari rilevanti sorprese. Sì, per tutto il primo tempo diciamo niente di particolare, il solito Milan a zona, la Juventus invece a uomo con Bonetti su Van Basten, Napoli, Simone, De Agostini, Fuser, Simone che però nel secondo tempo è stato sostituito da Massaro, centrocampo Galia, Ancelotti, Marocchi, Donadoni, Fortunati, Rijkaard, Schillaci, Barros e Zavarov in avanti tra Maldini, Baresi, Costa Curta e Salvadori. Nel secondo tempo Massaro ha rilevato Simone e quindi Galia è passato su Massaro e Napoli è rimasto sulla fascia destra nella zona di Ancelotti. Donadoni allunga questo pallone in avanti controllato dalla difesa juventina, azione riavviata attraverso Marocchi, Zavarov, lancio per De Agostini che però non riesce a raggiungere il pallone allungato dal giocatore sovietico, Salvatori e Costa Curta, Rijkaard, Baresi, tentativo di scambio di Baresi, ancora in profondità Baresi, un buon pallone, un po' difficile da raggiungere che però viene tenuto in campo, poi tocca e gira Van Basten e blocca Tacconi. Che è un buon inserimento, il Milan come al solito gran lavoro sulla fascia, sulle fasce, in particolare con la destra, mentre invece a sinistra questa, una palla per Ancelotti, per Van Basten che anticipa Bonetti nettamente e per fortuna è centrale la conclusione, quindi abbastanza facile per Tacconi. Vediamo il traversone basso e la deviazione di sinistro di Van Basten centrale bloccata da Tacconi.
lunghissimo il rinvio di Taccuni, non è scattata la trappola del fuorigioco chiesta da Rijkaard, come si è visto, però riesce comunque a controllare il pallone e a rilanciare a sua volta con Galia che precede Massaro e tocca indietro al suo portiere. Zavarov e Rijkaard alle prese, va via Zavarov anche a Fuser, poi subisce un rallentamento alla sua manovra, tocco per Marocchi, lancio in una zona vuota, Schillaci non riesce a recuperare sull'avversario che è in vantaggio, il rinvio di Pazzagli. Baresi ha ricevuto da Salvatori, questa volta viene avanti il capitano interista. Pallone indirizzato verso Ancelotti ma intercettato in precedenza dai giocatori juventini. Poi dopo il tocco di Fortunato viene avanti ancora in dribbling Zavarov, secondo quelle che sono le sue caratteristiche, il tocco in avanti a cercare di liberare Schillaci in posizione di fuorigioco. In questo caso Schillaci ha anticipato di quel poco che basta per finire in fuorigioco il passaggio, bastava ritardare un attimo, ecco, anticipato il tempo del passaggio, bastava aspettare solo una frazione di secondo e poteva essere una palla determinata. Direi che si è mosso molto tempestivamente però anche Costa Curta, ho visto fare il passo avanti che ha lasciato Schillaci un po' scoperto. Ma questo è lo schema del Milan, al momento che l'ultimo uomo fa il passaggio definitivo c'è questo passo in avanti da parte di tutta la difesa, non solo di Costa Curta come in questo caso, e l'attaccante deve rientrare a sua volta con il difensore e poi eventualmente ripartire immediatamente. Intanto Bonetti anticipa Van Basten al centro dell'area. Avete visto l'interessante segnalazione del numero dei fuorigioco fin qui rilevati? 3 alla Juventus e 2 al Milan. C'è un certo equilibrio in questo che è una tattica di gioco tra le preferite della squadra rossonera, e il numero di fuorigioco contati a Madrid da Santiago Bernabeu, dal Real che molto ingenuamente ci ha incappato, sfiora addirittura i 30, 24, 28 sono stati rilevati i fuorigioco. Evidentemente la Juventus è più attenta e più addestrata a affrontare una squadra come Milan che punta tanto su quella tattica. Beh, è chiaro, anche se nel caso della partita di Madrid il Real doveva recuperare due gol, quindi altra situazione rischiava un Donadoni entra in area, Tricella lo affronta, va a terra Donadoni, Agnolin fischia il calcio di rigore e allontana Galia che è il primo ad avvicinarsi a protestare. Ma qui mi pare che Tricella vada in contatto con Donadoni. Intanto il lancio per Donadoni. Questo è quel primo passaggio, si allunga la palla a Donadoni. Mi pare che venga agganciato appunto da dietro il rigore. Taccuni insiste con le proteste e viene ammonito da Agnolin. È il sesto minuto del secondo tempo, il momento in cui è avvenuto il fallo che qui rivediamo da un'angolazione che peraltro ci consente di scoprire relativamente poco, perché Marocchi fa velo ai due avversari, ai due giocatori che entrano in contrasto. Van Basten batterà il calcio di rigore. Taccuni ha ancora qualcosa da dire ad Agnolin. Tanto è passato un po' di tempo, siamo in pratica all'ottavo minuto, è cominciato l'ottavo minuto quando Van Basten prende la sua rincorsa, ma ancora c'è Taccuni che sistema la sua area. Sembra un'agricoltura. Sì, anche perché un eventuale tiro raso terra con questi ciuffi derby potrebbe cambiare la traiettoria. Gol, piazzato. Conclusione fredda, piazzata alla destra di Taccuni che si era buttato completamente a sinistra cercando di impedire il tiro. E abbiamo visto anche Ancelotti precipitarsi, Taccuni anche. Sì, un attimo Ancelotti, ecco, intanto è un interno destro di Van Basten che rallenta all'ultimo momento, sbilancia Taccuni. Ancelotti va per raccogliere e stava rischiando di incontrare la reazione di Taccuni. Rivediamo ancora. Più che altro penso che questa inquadratura ci permetta di apprezzare la pulizia del gesto di Van Basten. Sì, anche perché all'ultimo momento rallenta proprio l'esecuzione sbilanciando Taccuni a sinistra e piazza la palla dall'altra parte. Abbiamo visto che l'ottavo minuto quando il Milan si porta in vantaggio, qui adesso l'ammunizione decretata da Agnolin per l'intervento falloso ai danni di Donadoni. Il gioco riprende con il Milan in vantaggio e direi che in questo momento è importante la valutazione proprio sulla Juventus che è costretta a inseguire. Costretta a recuperare anche se il Milan è andato in vantaggio in questo inizio del secondo tempo,
dove all'inizio sembrava invece che la Juventus avesse ormai stesse controllando la partita, sembrava che all'inizio appunto c'era maggior tranquillità, maggior sicurezza. Questo è un episodio che può obbligare adesso la Juventus a rischiare un qualcosa in più. Napoli per Barros, stretto tra due avversari, Ancelotti che tocca il pallone indietro per Maldini, Baresi. Colpetto riesce a respingere Bonetti, ma poi la palla resta milanista, malgrado la caduta di Donadoni. Van Basten cerca un appoggio a Rijkaard che non riesce. È uscito anche Tricella a controllare Rijkaard, poi va a terra Bonetti e c'è il calcio di punizione per la Juventus. Rivediamo Bonetti e Rijkaard alle prese. Intervento dell'olandese, calcio di punizione. Un rinvio atteso da Napoli e che precede Donadoni. Barro scendra sulla palla, cerca di servire di prima intenzione Schillaci, non ci riesce, poi il pallone resta però ai giocatori juventini che stanno pressando nella zona centrale del campo. Sì, ma lo fanno solo con le punte, dovrebbero seguire anche i centrocampisti per eventualmente mettere in difficoltà, altrimenti ecco, subiscono come in questo caso una serie di passaggi e sprecano molte energie. Basta il Rijkaard, chiamato in azione Salvatore, poi Massaro. Si sposta Fuser per lasciare spazio a Massaro, che è costretto poi a tornare indietro, toccando poi a Fuser, però rimpallo su Tricella, ancora Fuser, Salvatori, Donadoni, va al tiro Donadoni, un sinistro basso ma lontano dalla porta di Tacuni. Ecco Roberto Donadoni che sta recuperando dopo essere rientrato da pochissimo in campo e in campionato. Un giocatore determinante in alcune situazioni per il Milan, perché sulla tre quarti dietro a Van Basten e mancando Gullit è l'uomo che sicuramente ha più fantasia, può trovare la soluzione personale come in questo caso è stato steso in occasione del rigore o il tiro al di fuori come abbiamo visto pochi secondi fa. Di Agostini e Fuser a contatto diretto, palla in fallo laterale, Di Agostini che rimette in gioco. Vedremo se Azzeglio Vicini richiamerà in nazionale Donadoni, sul quale conta moltissimo e sia pure rientrato da poco tempo, potrebbe già far parte del folto gruppo che inevitabilmente Azzeglio Vicini dovrà convocare per la nazionale, che ha due impegni a brevissima scadenza, brevissima distanza l'uno dall'altro, sabato prossimo contro l'Algeria a Vicenza e mercoledì successivo a Wembley contro l'Inghilterra. Lunga inquadratura dedicata a Van Basten, autore dell'unico gol per adesso della partita, su calcio di rigore all'ottavo minuto, 1-0 il vantaggio del Milan. Rijkaard, ancora un'apertura su una fascia completamente libera, non arriva il pallone nell'area juventina, anticipato Galia, lo stesso Galia viene invitato allo scatto, ma è effettivamente un po' troppo lungo. Troppo lungo anche perché non mi sembrava il caso di affondare, perché a fianco stavano accompagnando l'azione altri due giocatori, si poteva evitare a fondo continuando con triangolo corto. Lo prova adesso invece il Milan a fondo con la palla proprio sul filo del fallo laterale, il contrasto tra Galia e Massaro e l'intervento dell'arbitro. Primo piano questa volta dedicato a Daniele Massaro, anche lui in pratica fresco di infortunio al suo rientro, è già rientrato in turni precedenti ma sulla via anche lui del recupero. Lungo traversone di Donadoni, schizza la palla sulle teste dei giocatori davanti a Tacconi e poi esce dall'area juventina. C'è Fortunato che aspetta il pallone e lo riceve. Bonetti, Napoli, la manovra della Juventus parte addirittura dalla propria linea difensiva, ora c'è Zavarov che ha la possibilità di suggerire un bello scatto e il tocco d'esterno poi di Schillaci, chiuso da Baresi, fuori. Ottima palla per Schillaci su invito di Zavarov, vediamo un bel raso terra. Arriva a contatto forse anche perché pressato da Baresi, sceglie un esterno quando invece era consigliabile un interno, perlomeno cercare di sollevare di collo la palla per scavalcare il portiere. Con l'esterno invece finisce per mettere la palla
sul ecco, vediamo infatti il colpo decisivo, e questo esterno destro, ma molto probabilmente avrà colpito in quel modo solo perché era contatto stretto da Baresi. Inserimento di Donadoni che ruba un pallone toccato da Galia, Ancelotti va in aria affrontato da Bonetti, cerca lo spazio, crossa bene per indietro per Massaro che sbaglia la conclusione girandosi. È buona l'idea, un buon stop, intanto bravo Ancelotti ad inserirsi, aspettare l'inserimento del suo compagno, un ottimo controllo, per il momento di calciare vediamo appunto che col piede colpisce invece la terra venendo fuori un tiro sbilenco. Bonetti. Napoli prova ad andar via ma non riesce nell'impresa, Marocchi fermato da Maldini, con Giancarlo Marocchi che ha subito il fallo, batte lui stesso la punizione, Napoli lo affianca, poi preferisce lasciare Marocchi ed è fortunato a battere la punizione. Zavarov chiama in azione Di Agostini che lascia scorrere la palla e la rimessa laterale è per il Milan. Non c'è stata una vera e propria reazione della Juventus, la partita continua sullo stesso cliché praticamente, Gigi, mi sembra. No, all'inizio sullo 0-0, all'inizio del secondo tempo, sì, l'impressione è che la Juventus potesse tentare un qualcosa in più, mentre invece il gol, il vantaggio ha ricaricato in questo momento il Milan che continua a pressare, lasciando pochissimi spazi alla Juventus in fase offensiva, anche se abbiamo visto con Schillaci ha avuto un'ottima occasione da gol. Viene fuori bene la difesa milanista da una situazione intricata, poi c'è l'intervento ai danni di Donadoni da parte di Marocchi. Deve stare più vicino a qualcuno. Carlo, dovrebbe essere Ancelotti, sì. Quando sei in possesso di palla allargati o qualcosa del genere, devi cercare di intuire. Quarto d'ora passato con il Milan in vantaggio per 1-0, il gol di Van Basten all'ottavo minuto su calcio di rigore. Sempre il Milan in azione, Baresi, Donadoni, tocca bene per Rijkaard, Donadoni, questa volta ha intuito Bonetti, poi c'è un contrasto tra Salvatori e un giocatore juventino che finisce a terra, rimane a terra, Agnolin chiama a sé la palla, si è rialzato Zavarov che era il giocatore che era entrato in contrasto con Salvatori, Tricella ha battuto la punizione per Fortunato. Ed è lo stesso Fortunato adesso che riceve da De Agostini, cerca un lancio che non gli riesce, Galia abbandona per un attimo la guardia di Massaro, riesce a toccare a Napoli, Donadoni contrasta Napoli con molta energia, poi il terzino riesce comunque a toccare la palla. Marocchi apre bene cambiando il fronte di gioco, tocco basso, Zavarov entra in area, il contrasto va a terra, Zavarov calcio di rigore concesso da Agnolin per l'intervento di Fuser su Zavarov. Anche in questo caso penso rigore netto, un bel numero quello di Zavarov, uno stop a seguire, eccolo con l'interno, stava entrando in dribbling con Costa Curta, viene agganciato da dietro e steso, rigore netto. Poche proteste, De Agostini sistema il pallone sul dischetto, ecco rivediamo, c'è il sinistro sul sinistro. Sì, aggancia proprio quando ormai Zavarov stava andando al secondo controllo di palla, viene agganciato netto da dietro. È il 17° minuto, ecco Pazzagli inquadrato, prima partita in campionato per lui nel Milan, De Agostini, sinistro presumibile di De Agostini, gol. Pazzagli ha intuito. È intuito e precisissimo quello di De Agostini, cioè diventa proprio uno di quei rigori imparabili, e bastava qualche centimetro in meno, tra parentesi Pazzagli è lunghissimo, si era disteso bene, è arrivato a coprire quasi tutto lo specchio della porta, tranne appunto l'angolo dove si è adagiato proprio dietro al palo, è stato molto preciso De Agostini in questo tiro che dà il pareggio alla Juventus, 10 minuti di inseguimento in pratica. Tra palo di legno e palo di ferro, precisissimo. Complimenti a Gigi De Agostini, pareggio 1-1, 17° minuto, gol di Van Basten su rigore, replica juventina con De Agostini ugualmente su calcio di rigore. Ancelotti, Maldini, Baresi. Rijkaard in posizione centrale,
Pallone spiove verso Van Basten, ha toccato di testa Bonetti sul lungo lancio di Fuser, poi ancora il Milan con Donadoni. Esce con molta determinazione Napoli e mette a terra Donadoni, è sicuramente calcio di punizione. Quando Donadoni mette a terra la palla sono tutti molto preoccupati. Diventano problemi, problemi sicuramente per tutti. In questo caso Napoli proprio non ci pensa due volte, va a prendere la figura del giocatore. Lo stesso Donadoni ha battuto in tre sul pallone, un piede di un giocatore juventino che riesce a rinviare, Zavarov tocca molto bene a Tricella, poi il passaggio di Fortunato indietro a Tacconi. Tricella, la situazione si è in pratica ripristinata completamente, ora sul piede di parità si vedrà chi ha più energia da spendere a questo punto. Sì, anche perché sono due squadre che hanno giocato in Coppa e quindi qualcuna delle due potrebbe anche risentirne, però la Juventus adesso in questo momento rallenta giustamente il ritmo perché il pari a San Siro può andare, col Milan può andare più che bene, tocca al Milan se vuole ribaltare la partita spingere un po' di più. Messa a terra la palla da Maldini che si libera poi di Barros ma è costretto a toccare indietro a Baresi. Costacurta cerca lo spazio per avanzare poi preferisce toccare a Rijkaard. L'apertura di Rijkaard intercettata, Fortunato. Tre avversari addosso a lui, Zavarov. Finta, si libera bene, poi tocca per Marocchio, Schillaci che riceve invece. Cambio di fronte, costretto a inseguire il pallone indietro Napoli. Tricella, Fortunato, Marocchi, fa scorrere il pallone indirizzandolo a Barros che tocca in avanti per Schillaci, gol di Schillaci. In questo caso micidiale il contropiede di Barros e la freddezza di Schillaci. In affondo evitando il fuorigioco di Barros. Ha mandato il giocatore praticamente quasi dentro l'area di rigore, freddissimo. Bravo Marocchi. A trovare Marocchi nella fondo, Barros, ecco in questo momento ha già visto Schillaci che anticipa nettamente Costacurta che di piatto piazza la palla sulla destra di Pezzali. È il gol del 2-1 al 21esimo minuto, tiene in vantaggio la Juventus nel corso di questo secondo tempo a breve distanza l'uno dall'altro, nemmeno 5 minuti, due gol juventini. Ribaltata la situazione, un contropiede rapidissimo che ha permesso ai bianconeri di passare in vantaggio sul Milan. E siamo 10 minuti dopo al 31esimo minuto, sempre sul risultato di 2-1 per la Juventus, quando Tacconi rimette in gioco questo pallone. Nel frattempo nel Milan è uscito Salvatori ed è entrato Evani a rimpiazzarlo. Rinvio di Tacconi che aveva davanti a sé Donadoni. Baresi e Fortunato aspettano il pallone, Baresi riesce a toccarlo, Galia, poi Donadoni, poi Rijkaard. Rijkaard ancora, tocco per Van Basten, va a terra Massaro alle prese con Napoli e calcio di punizione. Ma qui un calcio di punizione un po' sono spintonati alla fin fine. Massaro è caduto, una punizione che magari sicuramente la difesa della Juventus poteva evitare, ecco il contrasto, Massaro che perde completamente l'equilibrio. Cerca di rialzarsi e forse a questo punto Agnolina ha ritenuto che ci fosse l'intervento falloso di Napoli. Tacconi sistema la sua barriera, c'è Donadoni, c'è Baresi sulla palla, intanto Evani si sta facendo medicare. Ancelotti e Maldini vanno a complicare le cose agli avversari inserendosi in barriera. Donadoni, gol, 2-2, trova un angolo scoperto e gela letteralmente Tacconi. Sì, che ingenuamente fa un passo centrale perché forse si aspettava la palla lunga, cioè sul palo coperto dalla barriera, quindi quei pallonetti tagliati che si vedono spesso, invece viene proprio colpito sul suo palo e quando riparte praticamente, ecco, rivediamo la partenza di Donadoni, Tacconi, ecco, in questo passo centrale ha compromesso praticamente la parata. Intanto abbiamo visto dall'espressione di Sacchi quale tensione ci fosse
sullo svantaggio di 2-1 sulla panchina rossonera. Ma il Milan è chiaro che questa partita la deve vincere o deve provare a vincere a tutti i costi, quindi questo gol in un momento difficile, delicato per la Juventus, l'attimo tra il 2-1 e il 2-2 ha controllato tranquillamente la partita, dando pochissime possibilità di replica al Milan. 2-2 comunque il risultato, vale la pena di ricapitolare tutto nel secondo tempo. All'ottavo minuto su calcio di rigore Van Basten, al 17esimo il pareggio juventino con cura sul rigore di De Agostini, al 21esimo il gol che ha portato la Juventus in vantaggio con Schillaci, al 33esimo il pareggio di Donadoni su calcio di punizione. Rijkaard, e ora il Milan prende quasi coraggio dal pareggio, Galia deve aggirare in qualche modo Massaro, poi Tricella tocca indietro a Takumi. È chiaro che è ricaricato, è una partita che poteva essere compromessa, molto tempo ancora a disposizione, quindi spenderà sicuramente tutte le energie per vedere di portare i due punti. 10 minuti anche meno da giocare di tempo regolamentare, intanto c'è stato uno scontro tra Schillaci e Baresi, che non vorrebbero litigare ma poi finiscono per litigare, sembra quasi. Sì, Baresi poi è talmente strano vederlo litigare, perché credo che sia il giocatore che in campo avrà litigato una o due volte in tutta la sua carriera, in questo caso deve aver preso un colpo un po' doloroso e allora... Sì. Allora davanti al dolore c'è la reazione. Ma sembra che tutto si sia risolto per il meglio con senza... Partita direi corretta tra l'altro, Gigi, magari sì, molto corretta. La posta in pari. Molto corretta e nelle piccole cose è stato sempre molto valido e bravo Agnelli. Manovra juventina. La sua posizione preferita è col suo piede preferito, tenta il lancio Zavarov, ma Marocchi è chiuso da Costa Curta. Baresi. Maldini. Ancora Baresi. Evani. Baresi. Tentativo di trovare Fuser, ma il pallone è un po' lungo, De Agostini ha potuto allontanare. Tentativo di contropiede juventino con Schillaci solo tra tre avversari, commette anche fallo tra l'altro l'attaccante juventino, autore di 7 gol in questo campionato per adesso. Non male per un esordiente, naturalmente. No, il giocatore ha dimostrato, oltre che in campionato, anche in Coppa, di avere un grande fiuto del gol, una velocità, soprattutto la freddezza. Abbiamo visto in questa partita, su questo invito di Barros, freddissimo, di piatto, ha piazzato la palla dove voleva. 38esimo minuto, calcio di punizione per la Juventus, che non sembra però voler rinunciare a qualche tentativo offensivo. Mi sembra che le squadre siano disposte a battersi ancora alla pari. Sì, sì, non rinuncia, difatti anche in vantaggio la Juventus non ha per niente rinunciato ad attaccare, almeno certo in base alle possibilità che dà il Milan. Rijkaard si difende dall'attacco di Barros allungando il pallone a Maldini. Evani. Va in sovrapposizione Maldini, ma la palla viaggia invece centralmente. Van Basten, ci sono tre uomini intorno a lui, un po' di confusione, tocchi molto ravvicinati, poi Tricella viene messa a terra, calcio di punizione. Il tempo scorre, dice Agnolin, che si preoccupa che non si perda inutilmente qualche frazione. Evidentemente Tricella ha preso un colpo, ecco, rivediamo Gigi. Sì, c'era un numero di Van Basten che tentava uscire in dribbling davanti a tre difensori, poi entra in contatto con Van Basten che con il primo piede, cioè il sinistro, va sulla palla, il secondo là di dietro colpisce il giocatore juventino alla caviglia. Movimenti sugli spalti, qualche attimo di tensione evidentemente. Ci si avvia alla conclusione al 40esimo minuto con il risultato di 2-2
con Tacconi che esita un attimo a rinviare, coperto com'è da un attaccante avversario. Evidentemente gli atteggiamenti di Sanchez con Galli hanno fatto scuola. È la cosa che è passata immediatamente anche nella mia testa, ripensando appunto al fastidio che ha dato Sanchez a Galli nella partita di Madrid. Zavarov, De Agostini. E adesso sì, sembra proprio che la Juventus non voglia più prendere rischi a questo punto. A questo punto a 5 minuti alla fine, è chiaro, può andare verso il possesso di palla, d'altronde, come ho già detto, non perdere... Sullo 0-0, sull'1-1. Non perdere a San Siro con il Milan può essere un risultato più che positivo. Pazzagli restituisce la palla subito sulla tre quarti di campo per accelerare i tempi della ripresa del gioco con Baresi, Costa Curta, Baresi. C'è Maldini sulla sinistra, ma il pallone è indirizzato leggermente più avanti a Evani, che dà poi a Maldini. Massaro alle prese con Galia, se ne libera ma subisce fallo mentre la palla era schizzata fino al numero 2 juventino, Napoli. Barros va alla caccia del pallone, ma Evani se ne libera dandolo a Donadoni. Si torna indietro, il pallone per Fuser, Baresi. Velocità Baresi, Evani cerca spazio per un cross, lo trova, il pallone lungo, salta Bonetti, Van Basten nel sinistro, 3-2, 41esimo minuto, 3-2 per il Milan. E qui purtroppo c'è un grosso svarione difensivo da parte della Juventus, mi pare che sia Bonetti a saltare in anticipo. Infatti, sbaglia completamente il tempo sulla palla e lascia una palla facile. Ecco, rivediamo. E tutto poi sui Evani. Piedi di Van Basten, con il destro di Evani. Bonetti in anticipo, liscia completamente la palla, buon controllo di Van Basten e un sinistro decisivo. Ancora Sacchi e Ramaccioni, evidente la tensione ed era in pratica l'ultima fase saliente di questa partita che il Milan ha finito per vincere per 3-2 grazie a quel gol di Van Basten. Gigi, rapidamente.